Regione Toscana, il Consiglio regionale. L'ultima seduta del Consiglio regionale si è svolta in modalità telematica ed ha affrontato numerose interrogazioni e mozioni presentate dai gruppi consiliari. Nella prima parte della seduta, risposta in aula dell'assessore alla sanità Simone Bezzini. In particolare, l'assessore ha risposto all'interrogazione posta dal gruppo Fratelli d'Italia in merito alle somministrazioni dei vaccini presso l'Hub Mandela Forum di Firenze per la gestione di svariate dosi di vaccino a fine giornata. Ascoltiamo in aula l'assessore Bezzini e la replica del gruppo Fratelli d'Italia con Francesco Torselli su questa vicenda. In riferimento all'interrogazione orale numero 122 sull'andamento della vaccinazione Covid-19 presso il punto vaccinale numero 37, sito presso il Nelson Mandela Forum di Firenze, dell'11 marzo 2021 presentata dal consigliere Torselli, si specifica che non appena venuti a conoscenza della vicenda si è provveduto immediatamente a richiedere una nota alla direzione aziendale della ASL Toscana Centro. Secondo le prime informazioni fornite dall'azienda, il numero delle dosi vaccinali divise per produttore consegnate al punto vaccinale 37 Nelson Mandela Forum di Firenze alla data del 4 marzo, come richiesto dall'interrogazione, sono AstraZeneca 16.490, Moderna 950. Secondo le informazioni fornite dalle aziende, le dosi di vaccino somministrate nel punto vaccinale 37 Nelson Mandela Forum alla data del 4 marzo sono AstraZeneca 14.951, Moderna 880. La differenza che emerge al 4 marzo tra le dosi consegnate e le dosi somministrate in relazione alle persone prenotate fino al 4 marzo rappresenta quota parte delle dosi che sono state utilizzate per continuare la vaccinazione dopo tale data nei giorni successivi. Le dosi in attesa di essere utilizzate il giorno successivo o nei giorni successivi sono conservate in apposito farmafrigo. Per quanto riguarda la notizia che ogni giorno all'orario di chiusura nel punto vaccinale numero 37 numerose dosi di vaccino già preparate vengono smaltite come rifiuto, la direzione dell'azienda ASL Centro sostiene che ciò non corrisponde al vero. La Regione Toscana auspica un costante controllo da parte dell'autorità competente affinché ci sia un riscontro puntuale che accerti il rispetto di tutte le procedure indicate dalla Regione Toscana e la verifica di quanto dichiarato al momento della prenotazione. Ulteriori valutazioni saranno effettuate al momento in cui arriverà la nota sulla vicenda richiesta dalla Regione all'azienda Toscana Centro, al termine della puntuale ricostruzione dei fatti. Consentitemi una considerazione finale rispetto a quanto detto in maniera formale nella risposta all'interrogazione. Come ho detto prima, se ci sono cose che vanno corrette bisogna correggerle, se ci sono cose che vanno migliorate vanno senza dubbio migliorate, se ci sono comportamenti scorretti questi vanno individuati e sanzionati. Sicuramente il dibattito e l'incalzare dell'opposizione serve anche a stimolare a fare meglio. Però io vorrei fare una considerazione finale, che tutto questo non deve mettere in ombra non tanto il lavoro dell'assessore, che deve assumersi le proprie responsabilità e che sa che in determinati momenti ci si assume la responsabilità, si fa da parafulmine e così via, ma non deve mettere in ombra il lavoro straordinario che il sistema sanitario della Regione Toscana attraverso i suoi operatori sta facendo, che è un lavoro straordinario che è connotato da ritmi intensi in tutti i punti di vaccinazione, negli ospedali dove c'è una nuova pressione anche rispetto alla crescita dei ricoveri, in tutta la filiera del contrasto al coronavirus, drive-thru, all'attività di tracciamento, alle USCA, a chi opera negli alberghi sanitari, nelle strutture di cure intermedie. Quindi un grandissimo ringraziamento agli operatori delle aziende, alla medicina generale, ai loro collaboratori che stanno dando un contributo straordinario alla campagna di vaccinazione della nostra regione. Una campagna di vaccinazione che ha le caratteristiche anche numeriche
a cui ho fatto riferimento, diciamo, rispondendo a un'interrogazione precedente e rispetto alla quale, ripeto, bisogna cercare in qualche modo di andare avanti migliorando quello che c'è da migliorare, ma evitando in qualche modo di mettere in ombra un lavoro straordinario che migliaia e migliaia di persone, diciamo, hanno fatto. Grazie di nuovo. Grazie, do la parola per la replica al presidente Torselli. Mi associo senza alcun dubbio e senza se e senza ma al suo ringraziamento, che va non solo a tutti gli operatori sociosanitari che si stanno impegnando in queste ore, in questi giorni, in questi mesi, in tutti i punti vaccinali della nostra regione, ma aggiungo il ringraziamento ed amplio il ringraziamento a tutti gli operatori di volontariato che spendono tantissime ore, giorno e notte, per far sì che questo sistema di vaccinazione possa funzionare al meglio. Di un passaggio io mi vergogno, ma non da consigliere regionale, mi vergogno da cittadino della Toscana. Mi vergogno nel sentire un'azienda che vive grazie ai contributi dei cittadini, che vive grazie ai cittadini toscani, che vive e offre lavoro grazie ai cittadini toscani, dire che non corrisponde al vero una notizia non che è stata documentata, raccontata da Francesco Torselli. Sarebbe troppo facile, lo hanno già fatto, dire che tutto quello che ho raccontato io non corrisponde al vero, che è stata documentata e raccontata dagli stessi operatori e dagli stessi medici che oggi noi, lei ed io insieme, ringraziamo ed elogiamo per il loro impeccabile comportamento. E quando un medico, un operatore, un volontario, un infermiere che lavora quotidianamente all'interno di un punto vaccinale dice e racconta che purtroppo, sottolineando il purtroppo, ogni giorno vengono buttati via numerosi vaccini, e nonostante il lavoro fatto dai volontari, e approfitto di questo momento per dirlo, forse è passato in secondo piano in questi giorni nella polemica politica, nessuno ha voluto puntare il dito e lo farà mai contro chi si adopera per portare qualcuno avente diritto a ricevere il vaccino all'interno dei punti vaccinali per evitare gli sprechi. Il dramma è quando gli stessi volontari, gli stessi operatori ci raccontano che nonostante il loro lavoro, nonostante il loro surplus di lavoro, nonostante il loro tentativo di portare persone non presenti nelle liste, ma comunque aventi diritto alla vaccinazione all'interno degli hub vaccinali, nonostante questo poi accade che dei vaccini vengano buttati. Lo raccontano gli operatori. E la ASL, assessore, lo dico a lei ovviamente essendo l'interlocutore, non la prenda come un attacco personale, ma semplicemente un tramite verso l'azienda, è veramente, mi lascia basito, mi lascia turbato, mi lascia veramente annichilito il fatto che un'azienda come la USL Toscana Centro possa dire non corrisponde al vero questa notizia, perché se non corrisponde al vero questa notizia non danno di bugiardo come hanno fatto a Francesco Torselli, che non ha problemi, perché quando si accetta lei lo sa benissimo di far politica e di occuparsi della cosa pubblica, ci si espone anche a questo tipo di critiche, danno di bugiardi e accusano gli stessi operatori, gli stessi medici. Riconoscimento del Consiglio regionale per il velista solitario e navigatore oceanico Giancarlo Pedote, con la consegna di una targa celebrativa per le imprese del navigatore oceanico. Lo scorso gennaio il velista ha infatti tagliato il traguardo della nona edizione del Vendée Globe, diventando uno dei pochi skipper ad aver completato un giro del mondo in solitario, senza scalo e senza assistenza. Nel mondo si contano meno navigatori ad aver fatto un Vendée Globe di quelli che hanno conquistato l'Everest o fatto un viaggio nello spazio. Sono molto grato alla Regione Toscana per questo premio, per questo riconoscimento. Personalmente lo ritengo un punto di partenza e non certo un punto di arrivo. Diciamo da sportivo credo di aver messo le basi per poter avere la credibilità diciamo della nostra bellissima nazione, per potermi ripresentare in un altro progetto nel 2024. Spero con delle risorse più importanti per poter ambire a un miglior risultato.
qui noi vogliamo premiare un atleta, un navigatore, un campione che ha portato in alto i colori dell'Italia e io dico anche della nostra Toscana. Un risultato incredibile, non era mai successo a nessun italiano di riuscire a piazzarsi tra i primi 10, un risultato che ci rende orgogliosi. Come Consiglio regionale noi in questi mesi, da quando sono diventato presidente, vogliamo raccontare le storie migliori di nostri concittadini. Il simbolo della nostra regione, lo vedete bene lì, è il Pegaso alato. Il Pegaso alato è fatto, diciamo, e rappresenta benissimo quello che noi siamo. Da un lato le sue zampe radicate nella storia, nei valori, nella tradizione, nella bellezza della nostra Toscana e anche un po' nella fantasia dei toscani, e dall'altro le ali che ci portano verso il futuro, un futuro fatto di speranza, un futuro fatto di opportunità e anche un futuro migliore. Il messaggio che Giancarlo ci ha mandato è quella di crederci sempre, di non mollare mai. Prima, mentre parlavamo, gli ho detto come si fa a vivere questa esperienza così difficile, un'esperienza che ti cambia il modo di vivere, e serve determinazione, serve coraggio, serve intraprendenza, ed è esattamente quella che è l'idea della nostra Toscana ed è il motivo per cui abbiamo deciso di dare questo riconoscimento a un toscano che ha portato in alto il nome della nostra regione. Ma io sono molto felice oggi di questo riconoscimento perché credo che sia un messaggio molto forte di coraggio, di fiducia, di speranza, e perché, come diceva un grande scrittore, Paolo Coelho, l'unica cosa che rende impossibile un sogno è la paura di fallire. Qui invece c'è chi ha brandito la sfida, l'avventura, l'ha condotta fino alla fine, ha portato la Toscana letteralmente in giro per il mondo e oggi giustamente la Toscana gli rende merito. Ma sicuramente questo premio, che è assolutamente meritato, ci fa particolarmente piacere che un toscano abbia fatto una prestazione così importante in questa gara, insomma, romantica, in questa gara meravigliosa, in questa, insomma, giro del mondo in solitario in barca a vela, che è in linea, la parte che mi garba sottolineare, con la tradizione marinara della Toscana. Dai nostri porti, dalle coste sono partite tantissime imbarcazioni a vela o a remi negli anni. Io, insomma, mi piace ricordare la storia della Repubblica Marinara di Pisa, che, insomma, attraverso i mari ha toccato tutto il mondo allora conosciuto. Quindi, insomma, questa tradizione che si ripete e che viene tenuta viva da tantissimi equipaggi che ogni anno e che ogni mese solcano i nostri mari, e poi c'è dell'eccellenza, un'eccellenza toscana, quindi viva la Toscana, viva la vela, viva il mare, insomma, una bellissima storia. Ripartite le vaccinazioni con AstraZeneca. Dopo lo stop precauzionale è arrivato il tanto atteso via libera dell'EMA, che ha rimesso in moto i centri vaccinali della regione. Oggi, a partire dalle 15, sono riprese le oltre 5.000 somministrazioni già prenotate e calendarizzate, così come sono state confermate tutte le prenotazioni per sabato e domenica, quasi 7.000. Per quanto riguarda le persone a cui sono state annullate le prenotazioni, da lunedì fino ad oggi pomeriggio alle 14.59 avranno la priorità per riprenotarsi non appena verranno riaperte le agende sul portale regionale. In questa settimana però si è diffusa una generale diffidenza sul siero anglo-svedese. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo interviene facendo chiarezza e rassicurando i cittadini. La domanda più frequente riguarda il vaccino AstraZeneca, se è sicuro. La risposta è finalmente sì, lo dice l'Agenzia del Farmaco Europeo, l'EMA. Ci dice che sono davvero pochi i casi avversi su milioni di vaccini somministrati. Insomma, il vaccino AstraZeneca è sicuro e efficace e non abbiamo paura di poterlo fare. Diversi mi avete chiesto, ma te ti vaccineresti con AstraZeneca? Sì, assolutamente sì. Attenderò il mio turno secondo il piano vaccinale, ma se potessi farlo domattina lo farei tranquillamente. Regione Toscana, il Consiglio regionale.